Tutti bravi a disegnare con la tavoletta per ricalcare. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, video intro super provocatoria, perché in realtà non è vero che si diventa bravi a disegnare avendo una tavoletta da ricalcare. Motivo per cui io non consiglio di acquistare un oggetto di questo genere a chi non sappia già disegnare. Invece voglio parlarne sul canale con persone che magari amano il disegno e vogliono disegnare, proprio per far capire loro come sfruttare al meglio questo oggetto. Questa è la tavoletta per ricalco della Crelando, una tavoletta luminosa con un bel formato. Adesso vi dico esattamente le dimensioni: 35, 34,9 x 28,4 e con uno spessore di 0,7 cm, quindi 7 mm. È molto sottile e molto molto luminosa. È racchiusa in questa bella scatola. Noi già l'abbiamo utilizzata. Oggi la parte esplicativa del video la condurrà Gabriele, che voleva sbrigarsi a ricalcare un soggetto che gli serviva per poi trasporlo in un'incisione, e quindi ecco qui, vedete, ha il suo cavetto perché funziona collegata alla presa di corrente, quindi non ha un'autonomia nella tavoletta stessa, bene imballata, quindi funziona sempre attaccata al filo, non ha una batteria interna, e direi che è pure meglio, perché poi la batteria fa in modo che la luminosità scemi senza neanche accorgersene e si rischia di essere sempre maggiormente imprecisi. È questa bella grandezza. Ora vedrete in una seconda parte proprio la luminosità e tutto. Quello che voglio farvi vedere è che è millimetrata su due lati in modo da poter prendere esattamente le misure e alloggiare i disegni nel punto esatto in cui volete ricalcarli, e poi qui ha il tasto interruttore per accendere sino a 3 gradi di intensità luminosa. In questo momento Gabriele, lui ha questo brutto vizio, non toglie mai il foglietto, ma ha il foglietto protettivo che naturalmente potete togliere. Lui ha disegnato addirittura col foglietto protettivo, ma lui è così, si sente male a spellicolare le cose. Lo farò io in un secondo momento e vedrete quanto semplice è disegnare con questa tavoletta. L'unica accortezza che Gabriele ci dice di avere, che l'ha provata per noi, è quella di fare delle fotocopie che siano ben dettagliate, perché il dettaglio, se è molto piccolo, si perde nella trasposizione. Si ricalca su fogli sino a, diciamo così, 200-250 grammi, oltre non riusciamo ad andare come potere di luminescenza e di traslucenza, di trasparenza sul foglio. Altra cosa, a cosa serve una tavoletta grafica? Meramente a ricalcare? Sì, quando il disegno è solamente un momento di mezzo di un lavoro. Per esempio, se io devo fare un'incisione e voglio assemblare delle immagini che mi piacciono, posso accelerare il lavoro non copiando il disegno ma ricalcandolo, tanto poi quando farò l'incisione, quindi scaverò sul linoleum o sulla tavoletta metallica con il bulino, mi reimpossesserò successivamente del disegno. Quindi con la tavoletta grafica riesco a dare una composizione, perché per esempio copio prima un soggetto, poi ne metto un altro e lo sovrappongo in un modo determinato sempre su quel foglio, poi ne posso mettere un altro, quindi posso avere delle sovrapposizioni di immagini che rispettino esattamente le proporzioni da poi riportare su una tavola tutte assieme in un unico foglio, grazie al mio lavoro grafico e al mio lavoro manuale soprattutto. E quindi quello non è barare. Non è barare la correzione dei lavori. Per esempio, voglio riportare una natura morta, allora la disegno, poi confronto l'originale con quello che ho disegnato con me, sovrapponendoli e vedendo se sono stata brava
nel collocare al giusto posto tutti i pezzi. Quindi fate un utilizzo virtuoso di questo strumento e non un utilizzo fazioso, cioè quello di prendere e copiare esattamente le cose come stanno, anche perché un ricalco sarà sempre un disegno poco fluido, quindi risulterà sempre molto rigido e molto legato, a meno che già non sappiate disegnare, e allora saprete fluidificare le forme mentre le ricalcate. In quel caso non ci sarebbe proprio bisogno di ricalcare, se siete così bravi da dare mobilità a un disegno fisso. Di conseguenza, adesso ci spostiamo sul piano da lavoro, andando a disegnare una cosa piena di particolari che ha scelto Gabriele da farvi vedere, e poi ci rivediamo qua per parlare ancora della nostra tavoletta per ricalco. Ed eccoci qua con la nostra Lightpad, con la nostra lavagnetta luminosa. Vi ho già detto le dimensioni, guardiamo la scatola, è molto ben imballata, ma comunque vi consiglio all'atto dell'acquisto di farvela controllare che ci sia soprattutto dentro il cavetto, perché tante volte alla Lidl capita che le scatole vengano manomesse, quindi accertatevi che sia corredata del suo cavetto. Manca l'alimentatore, un po' come l'iPhone, oramai hanno avuto tutti questa brillante idea di dare i cavetti sprovvisti di alimentatore. Bene, molto ben imballata, devo dire. È presente anche un foglietto protettivo che Gabriele prontamente non staccherà, perché lui è fatto così, piuttosto si fa togliere un rene ma non la pellicola di protezione. Si attacca il jack e si collega alla presa di corrente. Solo così questa lavagnetta può lavorare, perché non ha un accumulatore di tensione, quindi non ha una batteria. Si lavora soltanto collegati, quindi non la potete portare in giro se non c'è una presa a cui attingere. Tre livelli di luminosità, tutti belli potenti, devo dire. E adesso Gabriele sceglierà quello più ideale al suo lavoro e proseguirà con un foglio abbastanza leggero, penso che sia un 90 grammi questo. Questa è il grado di trasparenza. Ricordo che questo grado di trasparenza è leggermente inficiato dal fatto che Gabriele non ha tolto il foglietto protettivo. Quindi, come vedete, però riesce a cogliere tutti i piccolissimi particolari di questa spaventosissima casa stregata, che adesso, come vedete, lui arricchirà con la sua mano. Questo è il tipico esempio di come, pur seguendo le direttive che può dare una fotocopia da cui si sta ricalcando, ci si possa discostare da essi e immettere la propria mano in un disegno molto fluido, che non rimanga legato alle linee precipue. In questo modo, e solo in questo modo, potrete avere dei disegni fluidi. Se invece non sapete disegnare, la tavoletta illuminata servirebbe a poco, perché porterebbe con sé dei disegni molto rigidi, molto impersonali, che non sarebbero comunque belli. Invece, come vedete, Gabriele va direttamente a penna, non usa neanche la matita e segue un poco l'idea, ma non segue esattamente le linee, per così, per quello che sono, anche perché lui di questo poi vorrà fare un'incisione, quindi muterà inevitabilmente il segno quando lo trasporrà in una tavoletta incidendola a bulino. Ora comincia ad intensificare quelle che sono le ombre, rendendole proprio più scure, non seguendo veramente i segni, ma seguendo l'intensità del disegno che vuole lui dare. Quindi sarà non preciso per quello che vede, ma preciso per il senso che vuole dare. Quindi questo è un uso pittorico, diciamo così, libero della tavoletta luminosa. Si prende spunto, ma ci si discosta anche dal disegno che c'è sotto. Nulla osta invece copiare pedissequamente quello che c'è sotto, ma ripeto, l'effetto non sarebbe altrettanto bello. Quando infatti vi dico che usare la tavoletta luminosa non è barare, intendo proprio questo, perché se ci mettete del vostro, arricchite un disegno, siete solamente spediti nell'esecuzione, ma non rubate nessuna tecnica. Eccoci qua, alla fine del lavoro, secondo Gabriele, questo è lo schizzo che ne è venuto fuori. Guardate che bello, vivido, mobile e finito.
Visto che bello l'effetto con questa stupenda tavoletta grafica, poco meno, mi pare di 15 euro, l'ho pagata veramente molto poco, ne vale la pena? Sì, è un buon compendio per chi lavora quotidianamente nel mondo dell'arte? Sì, può essere utile? Sì, molteplici volte. Può essere utile per i lavori in serie, può essere utile appunto per rivedere le proporzioni, può essere utile per le trasposizioni di lavori che poi devono diventare altro. Quindi per portare su carta un lavoro che per esempio è su un file e poi trasporlo all'interno di un'incisione o di un altro lavoro, magari pittorico. Io la consiglio, sì, costa pochissimo, è praticissima e quindi se la trovate prendetela. Sarebbe molto bello che adesso cominciassero a fare, non so se ci sono, ditemelo voi, delle tavolette all'interno delle quali si potessero inserire dei file, un po' degli schermi tablet che poi possano, su cui poi si possa andare con la matita per ricalcare, in modo da allargare, rimpicciolire l'immagine al proprio piacimento. Questo non lo si può fare, la dimensione dovete deciderla voi col foglio da ricopiare, quindi non potete allargare, non immaginate che sia un touchscreen dove potete fare le forme che volete. Lei semplicemente è un piano illuminato. Quindi sbizzarrite la vostra creatività, aiutatela con una tavoletta di questo genere se vi serve. Io lo trovo un compendio molto utile, quindi ho voluto acquistarlo. Spero che questo video recensione vi sia piaciuto, con una mano anche diversa dalla mia, quella di Gabriele, che mi ha aiutato. Oggi avevo tanto da fare, quindi ho detto questa cosa che è un ricalco, mi fai per favore la cortesia di farlo tu, e lui l'ha fatto più bello dell'originale, come avete potuto vedere, perché lui è un bravissimo, bravissimo artista. Quindi se vi è piaciuto anche quello che ha fatto, pollice in su anche per Gabriele e chiedeteglielo di fare video, perché lui è timido ma potrebbe farvi vedere un sacco di cose, perché lui ha una modalità libera di esprimere la propria arte che per esempio io non ho. Un modo diverso da me è assolutamente compendiario al mio e che si completa con il mio modo di lavorare, quindi potreste avere uno spettro più ampio delle declinazioni dell'arte. Detto ciò, vi mando un grande bacio. Avete comprato il ricettario dell'arte in tutte le librerie? Vi lascio il link qua sotto, libro utilissimo e bellissimo, scritto da un'attrice fighissima. Piccolo sponsor. Vi aspetto su Facebook, TikTok, Instagram e naturalmente sempre qui sul canale. Accertati di essere iscritto e di aver attivato la campanella. Ti aspetto anche su Due Cuori Una K e su Ombretta. Non mancare in nessuno dei miei social. Ciao!